Ciao a tutti, video reso mensile di agosto. Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo video, bentornati sul mio canale. Questo è il video reso mensile di agosto. So che vi sono mancata, in realtà probabilmente non vi siete neanche accorti della mia assenza perché avevo in programmazione una serie di video e quindi in realtà non avete avuto il distacco da me, sono stata per voi sempre presente. Se vi chiedete per quale strano, assurdo e bizzarro motivo i miei capelli stiano svolazzando, assolutamente non sono sul Titanic, non sono sulla prua a fare quelle cose romantiche e fighe, ma sto semplicemente cercando di combattere il caldo atroce che c'è qui in Italia e che c'è qui al sud Italia e che c'è qui in casa mia perché ho avuto un incidente, quindi non posso uscire di casa e non ho altri rimedi per combattere al caldo che accendere il termosifone perché Ilaria non è amante dell'aria condizionata, quindi vivo di finestre chiuse e di ventilatore che fa allegramente svolazzare i miei capelli. Reso mensile di agosto, so che sono in ritardo sulla tabella di marcia, so che è passato metà settembre, che quindi siete più pronti per il reso mensile di settembre che per quello di agosto, ma ci sono stati degli intoppi, degli imprevisti, degli incidenti e quindi il reso mensile di agosto arriva in ritardo, ma meglio tardi che mai. Agosto inizia molto bene perché è il pieno dell'estate. Il mese di agosto sappiamo da sempre che è il clou dell'estate: tutti vanno in vacanza, si lavora di meno, fa caldo. E io ero felicissima di vivere la mia super mega estate inglese, dove non dovevo combattere con il caldo, non dovevo combattere con le zanzare, non avevo il problema delle finestre da tenere chiuse quando c'è il sole perché l'aria afosa e bla bla bla. Birmingham d'estate è meravigliosa, credo l'Inghilterra in generale sia meravigliosa, perché puoi uscire di casa con la mezza manica e poi tranquillamente mettere una felpa senza dover morire di caldo. Ma non stiamo parlando del clima inglese, parliamo di quello che è stato il mio mese di agosto, che è iniziato a marcia indietro, nel senso che avevo prenotato le mie ferie. E quindi sapevo che sarei dovuta scendere in Italia a settembre e iniziavo a vivere la mia posizione lavorativa un attimino delusa, scontenta. Non scendo nei dettagli, però diciamo che la situazione lavorativa non era adatta più a me, nel senso che mi ero stancata del mio lavoro e avevo voglia di fare qualcosa che potesse farmi stare molto molto meglio, non a livello economico perché non è un profilo che prendo in considerazione. Mi piace quando lavoro fare un lavoro che mi piaccia, mi piace svegliarmi la mattina e sapere che devo andare al lavoro perché mi piace il lavoro che sto facendo, non perché mi piace il mio conto in banca. E dove lavoravo diciamo che non c'era più quell'armonia, quello spirito che mi aveva convinto a scegliere quel tipo di lavoro e quindi mi sono detta va bene, resistiamo, prendiamoci la pausa vacanze, scendiamo in Italia e poi magari quando risaliamo iniziamo a cercare qualcos'altro. In realtà ci sono stati degli intoppi al lavoro, è cambiato il sistema manageriale, sono cambiate un po' di cose, io non sono una persona che scende a compromessi, assolutamente, non cambio i miei principi perché l'azienda vuole che si faccia in quel modo e quindi mi sono licenziata. Quindi agosto è iniziato con questa marcia, per me è molto positiva, perché a differenza della situazione italiana dove oddio non ti licenziare, conviene che ti fai licenziare per avere la liquidazione, per avere la disoccupazione, ma poi se ti licenzi come fai a campare, come mangi? No, in Inghilterra non è così. Io ho una coscienza in quanto italiana, quindi ho comunque dato la mia lettera di notifica, no, la mia lettera di dimissioni, ho aspettato comunque le scadenze, le ho rispettate e mi sono goduta pienamente agosto. Agosto senza lavoro è stato un agosto bellissimo, molto rilassante per me perché non avevo assolutamente l'ansia di dovermi cercare un nuovo lavoro, di dover mandare curriculum, anzi avevo la calma e la serenità di chissà che è finito il mese di agosto, torno a casa, si gode il mare, l'estate, la famiglia, gli amici, ritorna carico e cerca lavoro in altri campi. La mia era comunque quella di investire più nel mio settore, che non è quello della grafica in realtà, ma è quello dell'arte.
Non ci perdiamo in chiacchiere comunque. Mi sono goduto agosto con le mie amiche, in particolar modo con Dani, che è la mia coinquilina super mega preferita, e quindi è stato un agosto alla scoperta di Birmingham. Ho partecipato a dei workshop, mi sono interessata un attimino a dei progetti d'arte, ho iniziato a crearmi una ragnatela di contatti, non da poter sfruttare, ma semplicemente da potermi rianimare. Ho iniziato a contattare delle persone, a fare delle attività che mi facessero stare veramente molto molto bene. Ho incontrato alcuni di voi che mi hanno contattato. E che siccome erano in Inghilterra hanno fatto un salto a Birmingham, quindi con alcuni di voi ci siamo visti. Non mi sono in realtà mossa da Birmingham, anche se l'idea era quella di visitare Brighton e spostarmi magari a Liverpool o Manchester, perché l'idea era comunque quella di scoprire un lato di Birmingham che non mi sono mai goduta. È una città che in realtà ho vissuto ma che non mi sono mai goduta, perché sempre presa da lavoro e da vari impegni. Quindi ho un attimino riscoperto questa città e tutto procedeva bene fino a domenica 30 agosto, quando ho avuto un incidente domestico. Non mi va di parlarne, non perché non abbia piacere nel mettervi al corrente, ma perché trovo stupido perdere tempo a raccontare una cosa che è successa quando sto cercando di superarla. Quindi non scenderemo nei dettagli, ma agosto si è chiuso con un mio incidente domestico. Per fortuna sono stata soccorsa in tempo perché a casa c'era il mio coinquilino spagnolo che ha prontamente chiamato l'ambulanza. Per fortuna l'incidente non è accaduto in Italia, o meglio a Foggia, altrimenti starei ancora aspettando un'ambulanza. Lì invece l'ambulanza è arrivata subito, hanno fatto i dovuti controlli e niente, ho avuto un grave incidente, ragazzi. Ma mi rimetterò presto. Come vedete, ho comunque trovato il tempo e la forza per girarvi un video. Ho anche trovato il tempo per farmi una doccia, fare lo shampoo e truccarmi per rendermi presentabile a voi e per girarvi questo video reso mensile di agosto. Quindi le novità di agosto sono che attualmente sono disoccupata, nel senso che ho lasciato il mio lavoro. Non sono al 100% in forma in quanto la mia gamba destra non funziona tanto bene, quindi uso le stampelle, non posso ancora camminare, non sono del tutto autonoma, ma mi riprenderò perché comunque sono scesa in Italia e adesso sto affrontando le varie visite, i controlli e le cure di cui ho bisogno. Quindi non disperate, non avviate delle campagne del salviamo Ilaria, perché Ilaria si salverà da sola, ce la farò e faremo sicuramente dei video più divertenti e più interessanti. Questo era il video reso mensile di agosto e niente ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!